nelle domande che ci sono state sottoposte attraverso i quesiti e la Federazione dell'Ordine degli Ingegneri, c'è molta attenzione verso gli aggregati edilizi, perché gli aggregati chiaramente pongono delle considerazioni e delle domande, dei quesiti che li fanno distinguere dall'analisi dell'edificio singolo. Chiaramente, studiare un edificio del tutto isolato, indipendente da adiacenze di edilizie di altro genere, facilita il nostro compito di modellazione e analisi, perché siamo di fronte ad un'entità che è comunque ben definita e riconoscibile. Quando invece abbiamo a che fare con un aggregato, sia esso un aggregato di tipo a sviluppo longitudinale come quello che vedete in figura, di cui vediamo appunto uno stralcio planimetrico, sia un complesso più vasto come può essere riscontrato in un centro storico, ecco, in questi casi bisogna adottare il concetto di unità strutturale, cioè bisogna riuscire a capire quali sono le strutture che, a seconda della zona dove ci troviamo a operare, perché c'è stato un certo incarico da una certa proprietà piuttosto che da un'altra, siano da considerarsi ai fini delle verifiche e soprattutto come queste verifiche vadano condotte. Diciamo che fino all'emanazione della normativa in materia appunto urbanistica e strutturale vi era questo accrescimento progressivo delle strutture edilizie, cioè cominciava appunto un primo nucleo che sono le cellule originarie e che subivano poi un processo di accrescimento progressivo fino a generare appunto al termine, attraverso poi l'inclusione dei vari spazi, questo tipo di aggregati. E quindi questa immagine, ad esempio, che è tratta dalle linee guida di ReLuis su questo argomento, appunto torniamo un attimo indietro perché la normativa di riferimento in questo caso investe sia il decreto che la circolare e anche le linee guida per il rilievo, l'analisi di progetto, interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato che è stata emanata nel 2010. Bene, dunque dicevamo che nell'analisi del processo costruttivo dell'aggregato è molto importante evidenziare come appunto è proceduto la trasformazione edilizia. Ad esempio, alcuni piani possono essere stati sopraelevati, altre unità come queste monopiano evidenziate possono essere state costruite al termine, quindi aver completato il nostro aggregato, attraverso proprio una procedura di accrescimento successivo. Ecco, voglio anche segnalare questo volume molto interessante. In realtà è un'opera che si basa su due volumi, si organizza appunto in due volumi, ed è il manuale delle murature storiche a cura di Chiara Donà con la collaborazione di Alessandro De Maria, che avete avuto il piacere di ascoltare in mattinata. Al paragrafo 3.7 tratta proprio la questione degli edifici in aggregato. Devo dire, la tratta con una lucidità esemplare perché riesce a spiegare in maniera molto semplice ed efficace come queste cellule possono comportarsi. Quindi abbiamo preso spunto dalla pubblicazione e alcune immagini per potervi rappresentare un po' qualitativamente anche però in maniera efficace appunto il comportamento di queste strutture. Ci sono quindi delle cellule originarie che sono le A, alle quali poi seguono delle cellule di accrescimento fino a quelle di intasamento, cioè quelle che chiudono gli spazi che sono rimasti alla fine. Per cui non è pensabile che le unità strutturali consistano nell'estrazione di una singola porzione che in sé è un piccolo edificio completo. In realtà è un qualcosa che magari è costituito solo dal muro antistante e da quello retrostante, perché i muri laterali fanno parte delle unità che erano state precedentemente costruite. La vulnerabilità aumenta passando dalle cellule originarie a quelle di intasamento, perché chiaramente quando siamo di fronte a una cellula originaria siamo davanti a un organismo edilizio comunque completo, cioè un edificio che ha la sua dignità, la sua caratteristica strutturale. Mentre le cellule di accrescimento già possono avere porzioni che vanno a impostarsi sugli edifici adiacenti, quelle di intasamento, come dicevo, ancor più. Ecco, un comportamento molto interessante è questo che vediamo rappresentato in queste immagini, sempre tratte dalla pubblicazione detta, dove vediamo che il comportamento nella schiera sfrutta proprio il contrasto mutuo tra le celle, cioè tra le unità strutturali. E se pensiamo nella figura in basso ad un'azione sismica,
diretta lungo l'asse longitudinale dell'aggregato proveniente da sinistra, vediamo che l'unità strutturale centrale, quella in grigio un po' più scuro, riceve un aggravamento, cioè un'azione sismica instabilizzante dalle masse retrostanti, cioè della cellula precedente, mentre la cellula successiva svolge la funzione di contrafforte, cioè riesce appunto a stabilizzare. Chiaramente se noi isolassimo questa porzione grigia e la considerassimo come edificio isolato, a parte il fatto del problema delle murature di confine, avremmo comunque qualcosa che non è del tutto realistico, perché magari se si sviluppa soprattutto in maniera notevole in verticale sarebbe soggetta a delle flessioni che non possono avvenire perché c'è il contrasto delle strutture adiacenti. Quindi non si dovrà analizzare una singola cellula senza tener conto appunto delle interazioni con le altre. Ecco, dunque, in queste immagini vediamo che le parti più vulnerabili possono essere non soltanto le cellule di testata, che sono quelle per le quali viene a mancare l'azione del contrafforte, ma possono anche essere caratterizzate da parti che non si allineano perfettamente o lungo i prospetti oppure nell'elevazione con il resto delle strutture, quindi lungo i prospetti delle parti che si evidenziano rispetto ad altre retrostanti possono essere soggetti a dei meccanismi locali di collasso, e così quelle in elevazione che non trovano appunto questo contrasto. Quindi non c'è una regola che ci permette di dire che solo le unità di testata sono in difficoltà, bisogna ovviamente studiare il caso specifico. Comunque le vulnerabilità principali sono legate alle unità strutturali iniziale e finale e a tutte quelle intermedie che si trovano in condizione non omogenea con le adiacenti. Il modo per analizzare queste strutture è, lo vediamo riassunto in queste immagini. Dunque, qui abbiamo il caso appunto di una cellula intermedia, di una cellula è un equivalente di unità strutturale, dove abbiamo appunto detto che c'è un effetto instabilizzante dell'unità strutturale precedente e uno invece stabilizzante come contrafforte di quella successiva. Dobbiamo porre attenzione a due aspetti, sono l'analisi cinematica per meccanismi di collasso e l'analisi globale. Sono sempre i due campi operativi in cui, quando si deve definire la sicurezza dell'edificio, occorre muoversi, avendo ovviamente preventivamente analizzato e risolto il problema della qualità muraria. Questo, quando parliamo di modellazione, non ci stancheremo mai anche noi di ripetere che deve essere garantito a priori, altrimenti il modello di per sé sarebbe comunque aleatorio. Supponendo che quindi questa problematica sia stata affrontata e adeguatamente risolta, l'analisi cinematica ci racconta, nel caso delle cellule intermedie, di ribaltamento soprattutto dei prospetti, quindi un problema che è legato ad un'azione ortogonale all'allineamento dell'aggregato. Quindi la direzione trasversale è quella che evidentemente può far ribaltare la parete, soprattutto se è una cellula di interclusione proprio costruita con questo prospetto senza ammorzamento agli edifici adiacenti. Altri problemi di meccanismi possono riguardare la flessione verticale per sfalsamento di solai, perché non è affatto detto che le unità strutturali contigue abbiano solai a tutti i livelli, agli stessi livelli, anzi si trovano nella realtà le situazioni veramente più disparate, con grandi differenze plano-altimetriche nell'ambito dell'aggregato, e quindi sarà frequente anche trovare la necessità di valutare l'azione di sfondamento che può essere esercitata da un solaio quando questo trova la parete senza contrasto nell'unità adiacente. E anche questo quindi lo vedremo tra breve nell'ambito del software. Per quanto riguarda invece l'analisi globale, possiamo perseguire due modellazioni. C'è una modellazione più rigorosa, che però è anche più complessa. Quindi in questa qui si impegnerà chi ritenga di appunto che l'importanza dell'oggetto che sta analizzando richieda un grado di approfondimento di questo genere. Bene, in questo caso noi possiamo considerare la geometria dell'unità strutturale con le masse instabilizzanti che vengono modellate nel lato appunto dove
propongono la loro azione negativa, e le strutture resistenti del contrafforte. Quindi ci sarà una modellazione un po' più articolata rispetto a quella che è una cellula intermedia a sé stante. Però richiede due modelli, in quanto tra l'altro comporta una differenza nel verso, quindi a seconda che venga analizzato lungo il più x o il meno x, se x è la direzione dell'allineamento dell'aggregato, avremo delle strutture differenti che reagiscono una volta come stabilizzante, una volta come contrafforte, perché l'uguaglianza c'è soltanto nel caso in cui l'aggregato ripeta uniformemente sempre la stessa cellula, il che non avviene ovviamente nelle situazioni reali. Però esiste anche la possibilità, consentita dall'NTC, di un modello semplificato di riferimento. Ecco, questo consente di poter trascurare appunto gli effetti flessionali per quello che dicevo prima, cioè di dare valore prevalentemente al taglio. Però occorre attenzione, ed è questa anche una prima situazione in cui si può fare questa considerazione. In serata ritornerò magari altre volte anche su questo aspetto. Abbiamo un problema sostanzialmente con l'assetto normativo attuale che riguarda la questione dello spostamento ultimo delle pareti. Dunque, noi ci troviamo in analisi non lineare a fare delle verifiche di capacità e di confronto fra capacità e domanda che presuppongono la costruzione di una curva di capacità e quindi la conoscenza di uno spostamento allo stato limite ultimo. Questo spostamento allo stato limite ultimo è condizionato dalla modalità di crisi delle pareti e si differenzia, secondo normativa, tra taglio e pressoflessione. Va dato atto che nell'ambito delle murature nuove è stata introdotta una dipendenza non soltanto dall'altezza geometrica, come era precedentemente in sostanza con la norma del 2008, ma anche dall'entità del carico, cioè maggiore è la compressione e la crisi appunto per pressoflessione può avvenire con un drift successivo, cioè con uno spostamento ultimo minore. Ecco, dal punto di vista però degli edifici esistenti, qui sinceramente non è molto chiaro il motivo, forse ci saranno delle spiegazioni, ci auguriamo che vi siano, invece appunto lo spostamento ultimo è definito come rotazione della corda, con una percentuale che poi alla fine è sostanzialmente la stessa, coincide proprio nel caso dello shear type con quello che viene specificato per i nuovi edifici, cioè l'1%, ma non c'è la dipendenza dal carico verticale. Probabilmente è un refuso questo fatto, perché altrimenti dovrei concludere che se una muratura l'ho costruita ieri e la rivedo come esistente, allora quando l'ho costruita aveva la dipendenza dal carico verticale e oggi non ce l'ha più. È chiaro che non è possibile questo aspetto. Al di là di questo, il fatto che in generale lo spostamento ultimo per pressoflessione sia maggiore che quello per taglio porta alla questione che se noi per esempio escludiamo le verifiche a pressoflessione, magari perché riteniamo che il taglio governi il comportamento semplificato dell'unità strutturale dell'aggregato, ci possiamo trovare una curva che termina prima che se invece avessi considerato anche il comportamento a pressoflessione. E questo può portare a una verifica peggiorativa, perché con l'analisi pushover, nei termini correnti con cui viene utilizzata per le verifiche finali, non conta solo la resistenza, cioè il valore massimo del taglio che la struttura è in grado di sostenere, ma anche e soprattutto lo spostamento, perché poi a tutti gli effetti la verifica finale è un confronto di capacità di spostamento con la domanda, cioè con quello appunto che viene richiesto secondo la norma. Quindi calibrare correttamente lo spostamento diventa un aspetto fondamentale. Su questo aspetto appunto ritorneremo. Comunque, un'altra questione che si può evidenziare con i modelli semplificati è quella che si possono evitare le azioni sorgenti aggiuntive, quindi il fatto che abbiamo una cellula interclusa, intermedia nell'ambito dell'aggregato ci permette di non tanto valutare la rotazione di questa struttura, ma quanto piuttosto un comportamento in direzione trasversale per un sisma cosiddetto Y con le convenzioni utilizzate, e uno longitudinale con i criteri prima detti. Nel caso invece dell'unità strutturale di testata, dove c'è l'assenza di contrafforte,
avremo l'unità adiacente che agisce in senso stabilizzante. Qui appunto manca la parte stabilizzante e con l'analisi cinematica dovremo studiare probabilmente un maggior numero di ribaltamenti rispetto a quello delle cellule intercluse, perché abbiamo anche proprio il ribaltamento verso l'esterno, cioè rispetto allo spigolo finale del fabbricato, dell'aggregato di questo fabbricato di testata. Poi vi sono tutti gli altri cinematismi in direzione trasversale oppure legati alla interferenza dei solai con i piani intermedi della nostra struttura. Per quanto riguarda l'analisi globale, lo stato attuale prevede un'analisi sostanzialmente analoga ad un edificio isolato e quindi sarà un'analisi o più X o meno X a seconda della posizione della testata. Chiaramente c'è un'analisi sfavorevole che è quella che va verso il vuoto, non verso il pieno. E quindi scelta la direzione dell'aggregato, c'è questa prevalenza in senso longitudinale di questo verso, mentre la direzione trasversale è un più o meno Y perché lì non c'è appunto il contrasto dovuto. Attenzione, chiaramente l'aggregato non è soltanto nella realtà un qualcosa che si sviluppa lungo una direzione longitudinale, si sviluppa anche retrostante, quindi potrò avere delle parti intercluse che sono intercluse proprio spazialmente in tutti i versi e quindi di volta in volta insomma faremo questi ragionamenti. Però le unità di estreme ecco, hanno questa problematica di avere appunto il ribaltamento verso l'esterno e va valutato appunto le direzioni e i versi in cui va sottoposta a verifica. Ci può essere inoltre l'eventuale collaborazione di strutture dell'unità strutturale adiacente in caso di un buon ammorsamento, perché chiaramente l'effetto solo instabilizzante dell'unità adiacente è vero soprattutto fin tanto che questa unità adiacente non ha nessun collegamento effettivo ed efficace con la nostra unità strutturale. Qualora invece ad uno stato di progetto si riuscisse attraverso degli incatenamenti o delle strutture idonee appunto a riportare gli effetti dell'azione sismica in modo collaborativo anche alle strutture retrostanti, dovremo includere nello stato di progetto una parte dell'unità strutturale adiacente. Quindi sarà frequente il fatto, quando si analizzerà l'unità strutturale dell'aggregato, che si ha allo stato attuale un modello e allo stato di progetto un altro modello condizionato dall'incremento delle strutture che vengono chiamate in causa da questi interventi di consolidamento. Bene, allora ho già parlato abbastanza, quindi io darei la parola al collega, l'ingegner Francioso, per farvi vedere alcuni esempi di modellazione degli aggregati con PCM, che si basano sostanzialmente sul tradurre in campo operativo le considerazioni che abbiamo visto finora. Prego. Grazie. Grazie all'ingegner Puggi. In questo incontro mi alternerò con lui per far vedere l'applicazione in PCM dei vari temi che tratteremo. Allora, nel caso dell'aggregato abbiamo preparato un modello. Abbiamo preparato un modello geometrico dell'aggregato nel suo complesso. Questo non al fine di procedere ad un'analisi sismica e una valutazione del rischio sismico dell'aggregato intero, ma al fine di fare dei ragionamenti e di individuare quelle che sono le unità strutturali che saranno oggetto di esame e di soprattutto illustrare le interazioni delle unità strutturali adiacenti e quali sono gli effetti peggiorativi o migliorativi, stabilizzanti o instabilizzanti, che apportano alle unità strutturali oggetto d'esame. In particolare, come abbiamo visto prima, ci vogliamo concentrare su unità strutturali intercluse, quindi vediamo questa colorata qui al centro, oppure unità strutturali di testata. C'è una fondamentale differenza tra le due unità strutturali, appunto, è l'assenza nelle unità strutturali di testata del contrafforte, cioè dell'elemento stabilizzante. Qui con delle linee abbiamo tracciato quelli che possono essere idealmente i cunei che individuano le zone, diciamo, di influenza dell'unità strutturale adiacente sia a sinistra che a destra. Quindi per quanto riguarda la cella interclusa, qui abbiamo che questo cuneo può portare delle masse e quindi delle azioni sismiche aggiuntive all'unità strutturale che vogliamo analizzare, mentre il cuneo di destra rappresenta una resistenza, un'azione stabilizzante a queste azioni. Nel modello siamo riusciti, grazie ai metodi di raccordo tra i muri,
ad individuare anche, a modellare correttamente anche le zone di ammorsamento. Quindi possiamo riconoscere ad esempio che in questo caso il muro ortogonale è ben ammorsato al muro, al muro, diciamo, nel prospetto, mentre in questo caso qui il muro ortogonale appartiene all'unità strutturale adiacente, quindi è un muro comunque in comune, perché al tempo di sviluppo di questo aggregato non si pensava di ripetere un muro laddove c'era già un punto d'appoggio, e quindi questa qui può essere riconosciuta come una cellula di accrescimento in sostanza. Quindi abbiamo il modello permette, diciamo, di distinguere questi due casi, e vedremo che sarà molto importante sia al fine dell'analisi cinematica, perché nel momento in cui non c'è un buon grado di ammorsamento, quando andremo a trattare il ribaltamento di questo paramento, non terremo in conto il distacco del cuneo relativo al muro ortogonale, mentre ne potremo tenere conto per quanto riguarda il muro a sinistra, che è ben ammorsato. Ma individuare le zone di adiacenza e se sono ben ammorsate o no è molto importante anche per l'analisi globale, perché ci permette di definire ad esempio la lunghezza reale del maschio. Se l'ammorzamento non è giusto, lì è più opportuno modellare due maschi. Quindi vedremo tutte queste considerazioni poi nel modello globale. Per quanto riguarda i due approcci di cui ha parlato prima l'ingegner Puggi, in questo esempio seguiremo l'approccio semplificato, cioè non andremo a modellare i cunei delle unità strutturali precedenti e successive al fine di considerare il comportamento più aderente alla realtà, ma faremo una semplificazione dicendo semplicemente che questo effetto destabilizzante portato dall'unità strutturale di sinistra, se pensiamo ovviamente alla spinta in direzione più X, viene sostanzialmente bilanciato dall'effetto stabilizzante del contrafforte, quindi procederemo ad un'analisi di un edificio sostanzialmente isolato. Ovviamente terremo in conto i carichi che agiscono sui muri di confine, cioè sui muri in comune tra le due unità strutturali. Bisogna fare attenzione al fatto che questi carichi ovviamente non sono solo carichi verticali portati dallo scarico del solaio, ma in presenza di volte possono essere anche spinte o volte o archi. Mentre, come abbiamo visto, nell'unità di testata, mancando il contrafforte, non potremo fare a meno di considerare le masse dell'unità strutturale precedente. Allora, andiamo subito nell'analisi dell'edificio intercluso. Quindi questo è il nostro modello di riferimento, quindi tutto il resto dell'aggregato mi serviva giusto per illustrare il comportamento della struttura. Abbiamo modellato questa cellula di accrescimento comunque considerando il muro di confine con la cellula destra, ma modellando appunto in modo quanto più realistico possibile l'ammorzamento. Per quanto riguarda l'analisi cinematica, nel valutare i ribaltamenti delle facciate abbiamo eseguito, diciamo, tre ribaltamenti in base ai tre piani che sono presenti. Perché procediamo in questo modo? Perché ci preoccupiamo innanzitutto di stabilizzare le pareti più in alto. Quindi in questo caso ho creato questo meccanismo di ribaltamento tenendo conto del cuneo di distacco solo laddove il muro è ben ammorzato, e in questo caso la verifica è soddisfatta. Se non lo fosse stato, avrei dovuto in fase di progetto prevedere dei tiranti, per esempio inserendo delle catene oppure dei ritegni in altri modi, tipo delle fasciature in acciaio o in materiali compositi. Quindi procediamo così, questo meccanismo risulta verificato, quindi possiamo procedere con il prossimo, che è quello che include anche il primo piano. Anche in questo caso abbiamo un indicatore di rischio sismico
superiore a 0,8, quindi che per le costruzioni esistenti diciamo è la soglia che determina l'adeguamento, quindi lo possiamo ritenere soddisfatto. Ci portiamo all'ultimo invece, che ci dà una verifica non soddisfatta avendo un indicatore di rischio sismico inferiore. Quindi se avessimo voluto procedere con una stabilizzazione, qui avremmo dovuto effettivamente inserire una catena. Ora, questo ovviamente sono considerazioni che vi sto portando a mo' di esempio, non vuole essere ovviamente un'analisi esaustiva del modello. Passiamo quindi, una volta seguiamo il processo logico, no? Ci siamo ovviamente assicurati che non ci sia disgregazione muraria, che quindi tutte le strutture con cui abbiamo a che fare hanno una dignità strutturale. Ci dobbiamo assicurare che non si possano instaurare dei meccanismi di collasso locale, quindi dei ribaltamenti dove le pareti si comportano rigidamente. E una volta fatto questo possiamo passare all'analisi globale, che è quell'analisi che cerca di valutare il comportamento nel piano dei pannelli. Nell'analisi strutturale abbiamo creato un modello a telaio equivalente e abbiamo fatto delle assunzioni. Come dicevo, nell'analisi dell'unità interclusa non è necessario nell'approccio semplificato tener conto delle masse sismiche delle unità strutturali adiacenti, in quanto queste si bilanciano con l'effetto stabilizzante del contrafforte. Però vi sono dei muri di confine che risentono dei carichi relativi ai solai delle unità strutturali adiacenti. Quindi in questo caso, visualizzando i carichi applicati alle linee, ai link orizzontali in corrispondenza dei solai, io posso visualizzare i carichi, ad esempio, relativi al solaio, per tutte le condizioni di carico che vengono considerate. In questo caso i solai sono caricati con un carico permanente e un carico variabile per quanto riguarda i solai intermedi, mentre un carico neve in corrispondenza della falda. Visualizzando i valori, cioè l'entità del carico che i solai trasferiscono sul muro di confine, noto che abbiamo un carico distribuito di 4,96 kN al metro su tutti e tre i piani. Ora, in mancanza di valutazioni più accurate, ho ipotizzato che la cellula adiacente, cioè quella posta a sinistra, abbia dei solai allineati a quelli della nostra cellula e un carico che trasferisca al muro di confine un carico proprio pari a quello dei solai in esame. Quindi è stato sufficiente selezionare le varie aste interessate e andare a definire nella griglia delle proprietà, che non so se si vede lì, un carico permanente pari a 4,96. E quindi ho semplicemente raddoppiato il carico permanente offerto dal solaio. Quindi, selezionando anche i carichi aggiuntivi, notiamo che il carico che sono andato a considerare è in realtà il doppio. Questa considerazione l'ho fatta per tutti e tre i solai. Per quanto riguarda la falda, non ho fatto nessuna modifica ai carichi, in quanto il solaio, vediamo, è ordito nella direzione opposta, quindi non scarica sul muro di confine, quindi non dobbiamo preoccuparci. Ovviamente tutto questo varia se i solai della struttura adiacente sono orditi nell'altro senso, quindi volta per volta bisognerà fare le considerazioni. Oppure anche se l'unità adiacente fosse leggermente più bassa, perché a quel punto andrebbe considerato l'effetto delle masse della copertura adiacente che insistono a livello di questa copertura stessa. Però insomma, ora per semplicità anche operativa abbiamo supposto una certa regolarità. Esatto. Però di caso in caso bisognerà analizzare se sono i carichi e o le masse che da parte dell'unità adiacente interferiscono con quella in esame. Mm-hmm. Poi, come diciamo, altre caratteristiche che distinguono questo edificio rispetto ad un edificio isolato, abbiamo detto, sono le direzioni di analisi e i modi di considerare
i momenti torcenti. Quindi ci portiamo nei parametri di calcolo sostanzialmente e ipotizzando di voler eseguire un'analisi pushover, nella scheda pushover 1 andiamo a considerare tutte le direzioni di analisi, quindi sia le spinte in direzione più x, cioè quella longitudinale dell'aggregato, sia quelle nella direzione trasversale, cioè nella direzione y. Però non vado a considerare le curve con il momento torcente aggiuntivo, cioè vado a considerare soltanto le spinte che portano ad una traslazione dell'edificio senza considerare gli effetti dell'eccentricità accidentale. L'altro tema da trattare è quello che questo edificio, trovandosi intercluso tra due unità strutturali, potrebbe avere un comportamento, come dicevamo, diverso da quello isolato dal punto di vista dei meccanismi di rottura. Cioè è probabile che il meccanismo di pressoflessione non sia possibile, che non si possa realizzare, perché proprio per effetto del contrasto offerto dalle unità strutturali adiacenti. La normativa prevede delle analisi convenzionali, per esempio dice che ignorino appunto questo meccanismo di rottura, oppure la variabilità di sforzo normale dovuto alle azioni sismiche. Questo tipo di modellazione è tipico delle modellazioni shear type, cioè dove abbiamo meccanismo di rottura solo il taglio e lo sforzo normale non varia proprio perché sono bloccate le rotazioni dei nodi alla sommità dei maschi. Però dobbiamo fare attenzione che quello che noi vogliamo ottenere è un miglioramento del comportamento dell'edificio, non sicuramente un peggioramento, perché abbiamo un'azione stabilizzante offerta dalle unità strutturali adiacenti. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente effettuato due tipi di modellazione. In questo modello ho fatto un'analisi senza modifica, quindi non considerando il comportamento shear type, quindi permettendo meccanismi di rottura a flessione, e sono andato a vedere qual è la risposta dell'edificio in un'analisi. Ecco, faccio una piccola nota. Certo. Si intende flessione legata a un comportamento tipo mensola, cioè che va dalla sommità verso la base. Per quanto riguarda invece la verifica presso flessione interna alla parete, questo ovviamente poi dipende dal momento che c'è in quella parete, però la differenza è proprio tra l'avere un momento che dall'alto scende con continuità ed aumenta verso il basso, oppure dall'avere dei momenti a farfalla che sono posti a diversi piani, che è l'ipotesi limite dello shear type. Quindi il meccanismo di pressoflessione da trascurare nel caso della cellula interclusa è quello tipo mensola, non il fatto che all'interno della parete non esiste un momento che debba comunque essere sottoposto a verifica. Prego. Sì. Bene, quindi abbiamo svolto l'analisi pushover e dai risultati possiamo notare che le curve, diciamo, che individuano la vulnerabilità dell'edificio sono quelle nella direzione, in questo caso nella direzione meno x, ma comunque le curve nella direzione x danno sempre dei coefficienti minori rispetto a quelle nella direzione y. Andiamo a vedere il modello per cercare di dare un'interpretazione a questi risultati. Ricordiamo che la direzione x era quella longitudinale dell'aggregato, quindi se noi avessimo analizzato l'aggregato nel suo complesso ci saremmo aspettati una vulnerabilità maggiore in direzione y, che è la direzione corta. Però dobbiamo guardare i muri posti in direzione y e notare che non sono forati, perché quelli sono muri di confine tra unità strutturali adiacenti e quindi hanno una buona resistenza. Quindi accettiamo questi risultati perché sono molto verosimili e li teniamo come riferimento per il prossimo modello che andremo a vedere, che è quello in cui abbiamo ipotizzato invece un comportamento di tipo shear type al fine di descrivere l'effetto stabilizzante delle unità strutturali adiacenti. Quindi apro il modello in cui ho fatto questa considerazione. Ecco, allora mentre apro il modello ne approfitto per fare un'osservazione. La normativa, per essere precisi, dice che si potrebbe anche procedere col calcolo per interpiani, e il calcolo per interpiani ci richiama il buon vecchio metodo POR.
Ora, per quanto si potesse essere affezionati, io per primo anche a un certo modo di effettuare l'analisi, probabilmente non è però la scelta più conveniente attualmente, per il fatto che se noi andiamo a fare un calcolo di un piano isolato a livello superiore, ci troviamo di fronte alla questione degli spettri di piano. Cioè, non è più così semplice come era un tempo isolare diversi piani, perché se si faceva soltanto una verifica in base alla resistenza, il tutto era anche abbastanza semplice, e poi vi erano delle formule che determinavano l'azione sismica in maniera molto più semplice rispetto alle attuali. Attualmente invece si potrebbe anche procedere dividendo piano per piano, ma ci si troverebbe col fatto che io devo descrivere qual è l'accelerazione che arriva alla base, per esempio, del piano 3. Gli spettri di piano sono stati normati attraverso la circolare, ma sono una complicazione molto grande, quindi io sconsiglierei in ogni caso di prendere questa via e di limitarsi a interpretare questo comportamento con lo shear type. Lo shear type era un'altra ipotesi del metodo POR, che era quella appunto di fare in modo che non vi fosse una variazione in sostanza dello sforzo normale nelle pareti per effetto sismico, ma è evidente che questa se la si può perseguire nell'ambito di un modello completo che semplifica le cose. Ovviamente con i programmi poi si possono fare tante scelte. Certamente entrare nella questione degli spettri di piano rende il calcolo più complicato, e quindi vedremo se elaborare anche delle procedure in un futuro, ma non ci sembra che questo ambito, che si propone tra l'altro proprio la questione di semplificare il calcolo, perché si sta parlando di una semplificazione, non ci pare che sia calibrato correttamente all'interno di una semplificazione andare a usare un metodo più complicato. Quindi ecco che questo giustifica perché si parla di shear type nell'ambito però di un modello totale. Beh. Sì, un'altra considerazione riguarda l'estensione dell'unità strutturale che stiamo considerando, cioè quanto questa è quanto più questa è estesa, tanto meno risente dell'effetto di stabilizzante delle unità strutturali adiacenti. Certo. Quindi probabilmente se stiamo considerando un'unità strutturale, faccio un esempio, di che si estende per 10 metri, si comporterà in modo diverso di una che si estende per 5. Quindi sono tutte valutazioni che bisogna fare. Una di queste valutazioni appunto è questo confronto, da cui si evince che il comportamento shear type che abbiamo inserito per cercare di descrivere un miglioramento in realtà porta a un peggioramento dei coefficienti. Infatti vediamo che il coefficiente della curva in direzione X è calato rispetto a prima, che era superiore a 0,6. Noi abbiamo cercato di trovare un'interpretazione a questo fenomeno, e l'abbiamo trovata nel fatto che la normativa vigente appunto prevede dei drift ultimi, cioè degli spostamenti ultimi a taglio minori rispetto a quelli a pressoflessione. Per lo stato limite di collasso, lo spostamento ultimo in caso di meccanismo a taglio è la metà di quello che si avrebbe nel caso di meccanismo a pressoflessione. In questo particolare modello vediamo che nella spinta più X tutte le pareti, o meglio la maggior parte, vanno in crisi proprio per il meccanismo di taglio per fessurazione diagonale, e quindi questo porta a uno spostamento ultimo minore, che quindi ad un effetto non diciamo favorevole. Quindi se dovessimo concludere, io in questo caso preferirei proseguire con il primo modello che abbiamo visto, cioè dove non abbiamo applicato lo shear type. Quindi per concludere, diciamo, le particolarità dell'analisi di una cellula interclusa rispetto a quella isolata in questo caso comportano soltanto l'inserimento dei carichi dei solai delle unità strutturali adiacenti e il fatto di non considerare le torsioni nell'analisi pushover. Passiamo invece al modello dell'unità strutturale di testata, dove ci manca l'effetto del contrafforte. Ecco qui, in questo caso ritorno sempre all'analisi cinematica, perché ci piace mantenere questo processo logico, no? Che parte dall'evitare la disgregazione, all'evitare i meccanismi locali e poi a valutare il comportamento nel piano della struttura. Per questa unità strutturale, mancando un contrasto
a destra dell'edificio abbiamo valutato il ribaltamento della facciata, sempre seguendo lo stesso procedimento, cioè per piani. Quindi inizialmente siamo andati a vedere il ribaltamento, abbiamo valutato il ribaltamento del timpano che risultava verificato e così via per tutti gli altri piani, questa volta considerando l'ammorzamento sia a sinistra che a destra. Ci viene spesso chiesto quale sia l'angolo da considerare per il cuneo di distacco. Beh, bisogna considerare che il cuneo di distacco in generale fornisce un effetto stabilizzante perché va a considerare una forza peso posta ad una certa distanza dalla cerniera, cioè dall'asse di ribaltamento. E quindi a favore di sicurezza sarebbe diciamo, il caso di considerarlo non troppo esteso. Comunque dalle analisi della situazione reale dell'edificio possiamo avere utili indicazioni su quale debba essere l'angolo da considerare, perché ad esempio possono esserci delle fessure dell'edificio che ci portano a considerare quella particolare linea di taglio, oppure la presenza di aperture che sappiamo essere un elemento di debolezza nel muro ci possono guidare verso l'individuazione del taglio. Infatti nel ribaltamento della parete che parte dal piano primo sono andato ad intercettare proprio lo spigolo dell'apertura perché ho ritenuto che quello fosse un elemento di debolezza. Già in questo ribaltamento abbiamo una verifica non soddisfatta che poi andremo a stabilizzare in fase di progetto con delle catene. Quindi andando dall'alto verso il basso potrei constatare che basta posizionare le catene ad esempio al soffitto del piano primo oppure ne ho bisogno anche al piano terra e così via. Ovviamente, ecco, faccio una piccola osservazione, è evidente che ogni caso è a sé, quindi un software non può proporre un ribaltamento in maniera automatica, deve lasciare la disponibilità al progettista di scegliere le linee possibili di fessurazione. È certo che le procedure automatiche potrebbero tra le infinite linee andare a cercare quella più sfavorevole, però si entra in un processo matematico che allontana dalla realtà fisica. È bene essere noi comunque a decidere che quell'apertura può innescare attraverso lo spigolo una crisi, che una discontinuità di materiale è un segno di possibile distacco, una fessurazione rilevata ugualmente. Quindi scegliere l'andamento delle linee, che poi può essere anche variabile nell'altezza, quindi il cuneo non è necessariamente solo una linea che parte dalla base e va con una certa direzione alla sommità, ma si articola variamente in base alle aperture. Riteniamo che questo sia molto importante nell'analisi cinematica, è una delle potenzialità di questo ambiente grafico, proprio quella di poter disegnare i possibili meccanismi e quindi aderire il più possibile, per quanto si possa appunto riuscire ad ipotizzare, alla realtà dell'edificio. Quindi una volta diciamo valutati i meccanismi fuori piano che poi andremo a stabilizzare, ci concentriamo sull'analisi globale dell'edificio. E l'unica particolarità in realtà ci sono alcune differenze rispetto all'unità strutturale interclusa. Una di queste è la necessità di considerare le masse relative all'unità strutturale precedente. Per considerarle siamo andati nel modello strutturale e abbiamo applicato delle masse nei nodi diciamo relativi al confine con l'unità precedente, quindi selezionando sostanzialmente i 9 nodi che troviamo, 3 per ogni livello, abbiamo fatto una stima di quale sia la massa portata relativa all'unità strutturale precedente, quindi nei carichi siamo andati a definire delle masse concentrate. Dobbiamo fare attenzione al fatto che queste masse possono essere appunto distinte tra le varie direzioni, quindi in questo caso abbiamo considerato solo masse attive nella direzione X, perché nella direzione Y l'aggregato non si comporta come aggregato, ma l'edificio è un edificio isolato in sostanza. Ecco, questo può essere un concetto un po' inusuale perché siamo tutti abituati a definire i carichi i quali si trasformano in masse.
che poi agiscono in tutte le direzioni, cioè nella X o nella Y. Invece in questo caso definiamo delle masse, non dei carichi, proprio perché sono le masse in questo caso che agiscono, e queste masse possono essere differenziate tra le direzioni. Quindi sono concetti abbastanza importanti per gli aggregati, cioè padroneggiare la possibilità, variabile da caso a caso a seconda della specificità, padroneggiare appunto l'inserimento di carichi e o di masse aggiuntive a seconda delle situazioni. Dunque, in questa analisi modale è possibile visualizzare quelle che sono le masse poi effettivamente presenti nell'analisi, e notiamo che nei nodi che ho considerato al confine con l'unità strutturale precedente sono presenti delle masse che invece non sono presenti dalla parte opposta. Infatti il modello che noi consideriamo è un modello con masse concentrate agli estremi dell'asta, e in genere la massa è relativa al peso del maschio, quindi in questo punto non ci sarebbe stata di default una massa, invece adesso è presente proprio per l'effetto dell'unità strutturale precedente. Bene, poi come altre caratteristiche peculiari di questo edificio di testata abbiamo il fatto che evitiamo di analizzarlo in direzione meno X, cioè nella direzione che va verso l'edificio adiacente. Questo perché abbiamo fatto la considerazione che la direzione nella direzione X il verso più vulnerabile sia quello che va verso il vuoto, appunto. In questo caso consideriamo il momento torcente aggiuntivo perché l'edificio di testata non ha un contrasto tale da permetterci di evitare questo effetto. Quindi andiamo a vedere subito i risultati dell'analisi statica non lineare. Visualizzo subito gli indicatori di rischio per le varie curve e noto che la situazione non è verificata e c'è una curva, la curva A più Y, che considera il momento torcente, che fornisce l'indicatore di rischio minore. L'indicatore di rischio, ricordiamo, è il rapporto tra l'accelerazione del suolo sostenibile e quella invece richiesta dalla normativa. Andiamo a vedere proprio questa curva per capire quale sia il motivo di questa vulnerabilità. Quindi seleziono la curva con il coefficiente minore e mi porto nella scheda risultati per visualizzare lo stato delle verifiche e gli spostamenti. Mi porto all'ultimo passo della curva e mi accorgo subito che la struttura si sta deformando in un modo maggiore, diciamo, nella parte del prospetto libero rispetto al muro di confine. Posso fare una piccola osservazione, certo, che è questa: è molto importante che quando consultate i risultati dell'analisi pushover impariate a visualizzare le deformazioni e anche i diagrammi di sollecitazione, perché con le nuove funzioni di PCM è proprio possibile seguire come cambia il momento e lo sforzo normale nelle varie aste. Quindi questo vi dà proprio un'idea dell'effetto delle fessurazioni progressive, cioè degli svincolamenti che vengono introdotti a causa delle varie crisi, e vi dà la possibilità di leggere in modo appropriato quello che accade. Chiaramente sì, può essere anche abbastanza complessa la situazione, però deve essere possibile scendere a un livello di dettaglio, soprattutto nelle zone che volete indagare maggiormente. Sì. Quindi deformate e diagrammi di sollecitazione sono da tenere presenti anche come evoluzione ai passi della pushover. Esatto, può essere anche molto interessante consultare questi diagrammi per tirar fuori poi delle considerazioni successive. Spesso capita di, per esempio, controllare il momento nel piano, il momento flettente, il momento MY, perché è bello notare che nel momento in cui si viene a formare una cerniera, quel momento che, per esempio, consideriamo il momento alla base in questo maschio, man mano che vado avanti con l'analisi vediamo che questo momento cresce per effetto dell'azione sismica. Arriverà un momento però in cui si viene a formare una cerniera perché abbiamo raggiunto la resistenza ultima in quella sezione
e quella cerniera è una cerniera plastica che impedisce la crescita del momento. Cioè, infatti, le aree plastiche si formano sempre agli estremi della luce deformabile, quindi se in basso c'è un pezzetto rigido dovuto all'interferenza del sottofinestra o della fascia adiacente, la cerniera si forma un po' più su rispetto proprio alla base della parete. Quindi il momento rimane poi costante con riferimento, esatto, proprio a quella sezione. Infatti, andando avanti con la curva, con l'analisi incrementale, vediamo che il momento lì rimane costante. E questo vale per tutte le altre cerniere plastiche, comunque svincolamenti che noi applichiamo per effetto dei meccanismi di rottura. Quindi, tornando al discorso, diciamo, dello stato di progetto, ci siamo chiesti come è possibile migliorare la condizione di questo edificio. Siccome la vulnerabilità maggiore si registra nella direzione più Y, abbiamo pensato che il primo intervento possa essere quello di rinforzare questa parete, che rispetto all'altra parete diciamo in direzione Y è quella più forata. E quindi nello stato di progetto abbiamo provato ad inserire un intervento con ristilatura armata dei giunti e connessione dei paramenti. Questo, come altri interventi, può essere effettuato selezionando la parete, portandoci nella scheda interventi. Abbiamo una serie di possibilità che vanno dagli interventi contemplati dalla normativa nella circolare, quindi che fanno riferimento ad un coefficiente correttivo da applicare alle proprietà meccaniche, ma nella stessa scheda troviamo anche gli interventi con nastri FRP o CAM, oppure l'intervento reticolatus o altri tipi di interventi che poi vedremo nel dettaglio in seguito. Allora, apro velocemente un file in cui abbiamo ipotizzato gli interventi, quindi uno stato di progetto, dove appunto abbiamo inserito, abbiamo applicato la ristilatura armata dei giunti, selezionando le pareti del prospetto, e andiamo subito a consultare i risultati vedendo qual è stato l'effetto di questo intervento. Ecco, notiamo che ora tutte le curve ci danno una situazione verificata. Dobbiamo notare che anche questa curva, che dà un indicatore di rischio inferiore a 0,8, che sarebbe quello dell'adeguamento, qui viene segnalata in verde perché nei parametri di calcolo ho definito questo intervento come un intervento di miglioramento con la tipologia del delta ZE, cioè l'intervento di miglioramento a seconda del tipo della classe d'uso dell'edificio può prevedere che si raggiunga una soglia di 0,6 per quanto riguarda l'indicatore di rischio sismico, oppure basta che si verifichi un incremento di 0,1 rispetto all'indicatore di rischio sismico dello stato attuale. In questo caso ho scelto questa strada, trattandosi di un edificio di classe 2, e quindi l'aver specificato il file dello stato attuale mi ha permesso di visualizzare lo stato di verifica in modo relativo rispetto allo stato attuale. Quindi questo 0,748 segna un più 0,1 almeno, probabilmente sarà anche qualcosa in più, rispetto allo stato attuale. Nella scheda report possiamo avere lo vedremo poi più in dettaglio nei prossimi punti, comunque qui abbiamo nella scheda indicatori di rischio sismico una sintesi, diciamo, di tutti i comportamenti e anche un confronto con lo stato attuale. Quindi vediamo che in questa tabella, dove parla di livello di miglioramento sismico, possiamo vedere per i vari stati limite qual era il coefficiente l'indicatore di rischio sismico relativo allo stato attuale, qual è invece quello relativo allo stato di progetto. E notiamo che c'è stato un incremento superiore allo 0,1, una variazione di 0,231 ad esempio nell'SLV. Allora, dunque, ci troviamo a ragionare con dei numeri che hanno tutti questi decimali, per cui si troverà che un progetto è soddisfatto se la variazione è di 0,101. Questo dà sempre un certo disagio quando ci si muove in situazioni dove le approssimazioni sono tante, dove modelli di calcolo sono comunque una fotografia sfocata della realtà.
però bisogna comunque uniformarsi a quello che in qualche modo va regolamentato e quindi questo 01 diventa uno 01 davvero, non può essere né 0999 e se è 0101 è comunque 0101, però direi che è sempre bene, come si diceva anche stamani, inquadrare bene un intervento da un punto di vista qualitativo, quindi non lavorare soltanto su questi numeri per definire uno stato di progetto, arrivare poi alla fine e cercare quindi se a volte con qualche sfumatura, magari con un vincolo che può essere descritto in modo più appropriato rispetto ad un altro, si può comunque giustificare un valore di 0101 invece 0999, perché da un punto di vista fisico la situazione è assolutamente la stessa. Quindi bene considerare i numeri, ma non farsi condizionare da questi, perché purtroppo può capitare, a volte c'è anche capitato, insomma, vedendo tanti progetti, che un numerino di pochissimo inferiore a quello da raggiungere ha scatenato un intonaco armato su tutta la costruzione. Ecco, non bisogna procedere così, cioè procediamo proprio cercando di dominare quelli che sono gli interventi e poi alla fine, insomma, si cerca di calibrare anche con un certo buonsenso. Non sto dicendo assolutamente di far finta che un numero abbia un altro valore, ma insomma anche di dare il peso giusto, anche perché quando noi vediamo risultati dell'analisi push-over, prendiamone per esempio quello che stavamo vedendo prima, i valori degli spostamenti, se andiamo a leggere un valore nella, che si trovano qui in alto, ecco, come vedete parliamo di 54.24 mm, cioè qui si rischia ad andare a valutare il micron sulle strutture e muratura. Insomma, bisognerebbe un pochino anche relativizzarli questi aspetti, perché veramente si rischia che, e questo purtroppo è un rischio che nelle procedure attuali c'è, e la mia non vuole essere una critica, vorrebbe essere una proposta per rivedere forse certi approcci. Abbiamo delle situazioni di approfondimento e di scala che non sono comparabili tra loro nell'ambito di una stessa procedura, a partire dalle incertezze che ci sono sui materiali, a questi valori che vanno a finire al centesimo di millimetro quando si fa una verifica pushover. Forse sarebbe il caso, e speriamo che questo avvenga, insomma, in un futuro, di calibrare un po' meglio e di dare un po' a tutta l'impostazione la stessa scala di approssimazione, perché altrimenti è un'illusione quella di ottenere dei risultati precisi o perfetti. È un discorso che lascia il tempo che trova, il mio purtroppo, perché poi bisogna comunque muoversi all'interno di questo quadro, ma insomma uno spirito critico è sempre fondamentale. Quindi se si vede che una verifica non è soddisfatta perché lo spostamento è 54,21 invece 54,24, beh, probabilmente con qualche revisione del modello si riesce comunque a giustificarlo, ma insomma io sto dicendo che ognuno poi deve usare il software nel modo migliore e soprattutto deve mantenersi sempre aderente alla realtà. Dunque, per concludere questo argomento, volevo soltanto farvi vedere che per quanto riguarda i ribaltamenti che abbiamo visto prima, questi sono stati stabilizzati con delle catene. Andiamo a vedere l'effetto di queste catene, sostanzialmente quello di trattenere ovviamente il corpo rigido. La catena, una volta selezionata, è possibile, insomma, modificare il diametro del tirante, modificare anche il tipo di piastra, e alla base qui abbiamo i massimi valori che la trazione può assumere, in modo, diciamo, da soddisfare le varie verifiche a snervamento, funzionamento, penetrazione e flessione della piastra. Quindi sono andato a definire il valore massimo in base a questi parametri e abbiamo in questo modo stabilizzato questo tipo di meccanismo.